di vostri precostituiti, per cui voi vi innamorate e pensate, potreste essere talmente stupidi o stupide da restare innamorati di questa persona anche se questa persona se ne va a convivere con un'altra. Cioè, pensate alla stupidità degli esseri umani. Ci sono persone talmente stupide che restano innamorate di qualcuno, anche questo qualcuno le lascia e se ne va a convivere con un'altra. E queste persone qua continuano a vivere, diciamo, nella speranza che questa persona qua torni. E sapete perché succede, no? Questa cosa, che è una cosa totalmente stupida, totalmente idiota, succede perché quell'altra persona ti ha agganciato un tuo simbolo precostituito, ha agganciato un tuo simbolo che è vivo dentro di te e di cui tu non sei consapevole. Questo è un punto fondamentale. Ora, se vuoi diventare consapevole, io ti suggerisco veramente di fare l'abbonamento base, perché facendo l'abbonamento base tu potrai, diciamo, capire non soltanto quali sono i simboli dell'altra persona, quali sono i simboli che governano l'altra persona, ma anche quali sono i simboli che governano, diciamo, te stesso, te stessa. Però poi, diciamo, ci sono alcune cose quando incontro una persona nuova che al di là dei simboli conviene utilizzare perché, diciamo, piacciono fondamentalmente, no? Quindi queste sono delle cose che valgono sempre, che però dovete mettere in atto, dovrete imparare a mettere in atto. La prima cosa è che intanto devi essere autentica. Questo lo dico sempre, gli uomini sono attratti dalle donne autentiche, le donne sono attratte dagli uomini autentici. Non cercare di essere qualcuno che non sei, perché l'uomo che ti interessa se ne accorgerà e la donna che ti interessa se ne accorgerà. Quindi questa è una qualità fondamentale. Un'altra qualità fondamentale è la sicurezza in te stessa, devi essere sicura di te. La sicurezza in se stessa è una delle qualità più attraenti per un uomo o per una donna. Questo vale indipendentemente, diciamo, perché questo qua, che sto dicendo adesso, rappresenta quelli che sono i simboli costituiti, cioè i simboli che si costituiscono, diciamo, successivamente. Quindi quello che dicevo prima è la cosa fondamentale e lo imparate, diciamo, seguendo i corsi, seguendo il mio seminario, abbonandovi all'abbonamento base. Invece di buttare i soldi comprando quelle cazzo di unghie da tigre dai denti a sciabola che tra l'altro fanno cagare, fate l'abbonamento base, seguite i seminari che invece imparate qualcosa di importante. E quindi, invece, quello che sto dicendo adesso vale un po' per tutti perché rappresenta i simboli costituiti, che sono i simboli che vanno e che vengono fondamentalmente. No, io posso innamorarmi di Francesca, poi mi disinnamoro di Francesca. Quindi, prima cosa, essere autentica. Seconda cosa, essere sicura di te stessa. La sicurezza in te stessa o in te stesso è una delle qualità più attraenti. Quindi, mostrali che ti piaci. Mostragli che ti piaci, questo è un punto fondamentale. Non mostragli che ti senti bene con te stesso, con te stesso. Questo è un punto fondamentale per far innamorare, per sedurre. Poi devi anche essere interessante. Cioè, se tu sei una persona noiosa, sei una vecchia carampana, una vecchia malgasciona noiosa, lamentosa. Donna noiosa, donna lagnosa, donna noiosa, donna lagnosa. Se tu sei una vecchia malgasciona lagnosa, lamentosa, noiosa, non farai innamorare nessuno. Gli uomini sono attratti dalle donne intelligenti, stimolanti, che hanno qualcosa di interessante da dire, non dalle donne lagnose, noiose, peppione, pettegole, portinaie, sciampiste. Cioè le pettegole, portinaie, sciampiste, noiose, lamentose non piacciono. Quindi questo dovete evitare di farlo, dovete evitare, cioè dovete cercare di essere interessanti. Beh, poi questo vale sempre da un punto di vista logico, devi essere una donna cuciniera. Da un punto di vista logico, devi essere una donna cuciniera, perché la donna cuciniera prendila per mugliera. Poi dovrai essere anche passionale, ma però farti percepire anche come cuciniera, perché se ti fai percepire come una donna che non sa fare un uovo fritto, un uomo normale non ti vuole neanche. Cioè, un uomo normale non ti vuole. Se non ti presenti come una donna cuciniera, un uomo normale non ti vuole. Normale nel senso della norma, no? Un uomo di